È come se il tempo si fosse fermato. Sono passati più di 2 anni dal terremoto e il cuore dell'Aquila è ancora senza vita. Transenne, divieti, catene e lucchetti alle porte. Il centro storico, uno dei più grandi d'Italia, decine di edifici vincolati, è imbalsamato, fermo, prigioniero di puntellamenti costati moltissimo, spesso inutili. Foreste di tubi innocenti. L'accanimento sotto certi aspetti inspiegabile, l'accanimento inspiegabile a tenere in piedi quello che non può più essere tenuto in piedi. Questo deve essere demolito direttamente, no? Perché teniamo la sicurezza degli operai? Allora demoliamo questo perché la sicurezza passa anche attraverso le demolizioni. Se anche il puntellamento fosse stato tutto necessario, la cosa assurda è che noi all'esito del puntellamento, dove avrei speso centinaia di milioni, non sappiamo ancora, neanche il comune lo sa, non lo sa nessuno, cosa può essere recuperato e cosa può essere, deve essere, dovrà essere inevitabilmente demolito. L'Aquila città d'arte ha il volto sfigurato. Alle macerie della grande scossa si è aggiunto l'inesorabile danno dello scorrere del tempo. Il Duomo di San Massimo, liberato dalle macerie, ha ancora il cielo come volta. 2 anni fa il vice commissario Marchetti aveva detto che per salvare il patrimonio artistico sono necessari almeno 3,5 miliardi di euro. Un obiettivo ancora lontanissimo. Le adozioni da parte dei paesi stranieri non hanno dato i risultati sperati e finora non si è andati oltre la messa in sicurezza. L'unico segnale positivo arriva dal cantiere di San Bernardino. Un enorme ponteggio galleggia quasi intorno alla cupola, lesionata gravemente dal sisma del 6 aprile, con ferite larghe fino a 30 centimetri. È una messa in sicurezza definitiva che in qualche modo è inglobata in quelle che sono le operazioni di restauro, quindi è un intervento definitivo e non una cosa provvisoria. Siamo intervenuti con quelle fasciature che circondano completamente il tamburo e quindi lo impacchettano. Devo dire che già il Contini, dopo il terremoto 1703, aveva già, diciamo, già illuminato, aveva inserito questa fascia e quasi sicuramente ha impedito il collasso proprio della cupola, il crollo della cupola. Il lavoro di messa in sicurezza qui è diventato anche consolidamento con fasce di acciaio e applicazione di fibre di carbonio. San Bernardino è un bene demaniale e la complessiva operazione di recupero si deve a una sinergia positiva tra le diverse competenze statali, soprintendenza e provveditorato alle opere pubbliche. La spesa prevista è di 25 milioni di euro e il restauro di tutta la basilica, compreso il prezioso soffitto ligneo, dovrebbe concludersi in 3 anni. Uno spiraglio di speranza nel difficile panorama della ricostruzione dei monumenti aquilani. Per Italia Nostra e per la UIL Beni Culturali va risolto anche il problema del coordinamento delle operazioni di salvataggio. Chiedono di restituire i poteri alle soprintendenze e abolire l'ufficio del vicecommissario. Fatto è che il tempo non perdona, se non si aprono i cantieri sarà difficile recuperare i tanti gioielli che il passato ci ha consegnato. Disoccupazione passata dal 7,5 all'11%, commercianti con gli esercizi chiusi nel centro storico, 2.400 euro di contributi in 2 anni per il danno subito. E poi un numero che spaventa, 600 milioni di euro, secondo gli istituti bancari, i debiti degli aquilani. Ora c'è per tanti la cassa integrazione, ma l'ammortizzatore sociale è un'arma a doppio taglio, serve per applicare la pausa alla vita lavorativa, ma non è scritto il futuro, ne parliamo con il direttore di Confindustria L'Aquila, Antonio Cappelli. È uno stand-by certamente pericoloso, perché la cassa integrazione in tanti casi è l'anticamera del licenziamento e quindi tantissimi penseranno probabilmente di fuggire prima di arrivare al licenziamento. Questo ci fa pensare ancora di più che l'Aquila deve ripartire, deve essere ricostruita al più presto per evitare questo tipo di spopolamento. Il cementificio più grande dell'Aquila mette in cassa integrazione una ventina di dipendenti e in più dice bisogna ridurre gli organici. In una città, in un comprensorio che deve fare la ricostruzione, questo è, diciamo, un controsenso. Questo presupporrebbe che la ricostruzione fosse realmente cominciata. In realtà noi sappiamo bene che l'Aquila ha cominciato una piccolissima fase della ricostruzione, che è quella delle case cosiddette con esito B e C, quindi senza particolari danni strutturali. La ricostruzione pesante, quella delle case con danni strutturali, non è cominciata all'Aquila. Speriamo cominci al più presto, ma al momento c'è stata solo qualcosa in periferia. Il centro storico è ancora completamente fermo.
centro storico e ricostruzione. E già, erano 1600 le attività, poco più del 40% sono ripartite in periferia. E le altre? Agostino Del Re, direttore della CNA. E tutte le imprese che oggi si sono rilocalizzate in altri territori hanno avuto un costo di locazione dei locali che va da 15 a 25 euro metro quadrato, che sono somme enormi rispetto a quelle che sono le normali condizioni di locazione di locali. Quindi in realtà c'è stato anche un sciagallaggio, diciamolo chiaramente, nei confronti di chi danneggiato, che ha perso addirittura, qualcuno ha perso anche oltre il luogo di lavoro anche l'abitazione, disperato, ha dovuto anche assoggettarsi a questa, diciamo, condizione pesante di fitto mensile, che ovviamente uno che prende 100 metri quadrati cominciano ad essere 2000 euro al mese, che è una bella somma che è difficile si riesce a recuperare. I lavoratori oggi senza occupazione? Gaetano, cassa integrato di un'industria della plastica. Io ho girato l'Italia, ho cercato di trovare una nuova occupazione perché ho problemi veramente seri. Ho un figlio che studia a Roma e fa medicina, non è facile mantenere un figlio. E durante il mio percorso di cinquantenni a cercare lavoro, con tutto il know-how che ho e l'esperienza che ho, purtroppo o assumono in nero come collaboratori oppure a tempo determinato. La grossa sfida oggi di mantenere il lupo sulla Maiella come nella nostra regione, in tutto l'Appennino, è dato proprio dal garantire la coesistenza di questa specie con le attività zootecniche. Dal febbraio 2010 il Parco Nazionale della Maiella è capofila del progetto Wolfnet, una rete di parchi ed enti locali che condividono conoscenze e tecnologie per la tutela del lupo appenninico. Un'esperienza maturata nel tempo anche attraverso la creazione di aree faunistiche come quella di Pretoro, spazi dedicati ai lupi feriti o nati in cattività che non riuscirebbero altrimenti a sopravvivere. Tra l'altro questa area faunistica funziona proprio grazie alla collaborazione degli allevatori che conferiscono al parco degli animali che sono alla fine della loro carriera produttiva, e quindi noi corrispondiamo delle somme agli allevatori proprio per garantire l'alimentazione di questi lupi in area faunistica. Da circa un anno il Parco della Maiella è capofila di un importante progetto per la tutela del lupo, il progetto Wolfnet, una rete europea. A che punto siete e quali sono le ultime novità sulla vita dei lupi? Il Parco Nazionale della Maiella è capofila di questo progetto proprio perché in questi ultimi anni abbiamo lavorato molto su questa specie e sulla convivenza con le attività antropiche. Per esempio, uno dei dati importanti che ci preme sottolineare è che la popolazione del Parco Nazionale della Maiella di lupi è una popolazione in ottimo stato di salute, ma solo per il 5,7% i lupi della Maiella ricorrono all'alimentazione su prede, su animali domestici. Per il resto, per il 70% si nutre di cinghiali e poi in misura minore di caprioli e cervi. Questo vuol dire che è una specie che in questo territorio è in sostanziale equilibrio ecologico. Il contrario di tutto. Il professor